la storia di Guido e Luciana. E volevo travestirmi da Luciana per fare questo spettacolo, cioè tipo mettermi un top rosso, una parrucca. Però Fra, che lui, mi ha detto: sei veramente un coglione, non lo fare, ti renderesti solo ridicolo. Come se la mia vita non fosse già ridicola abbastanza. E cominciamo. Questa è la storia di Guido, che ha fatto un fumetto e ora si ficca una lama nel petto. E questa era una parte della mia nuova canzone che sarà prodotta da Dardas e distribuita da Sony. Domani mi affogherò, rinasco per una settimana, chissà se ti rivedrò. Illumina questo spazio vuoto, così posso cadere meglio. Che al buio sai, io no, non ci riesco. Penso al tuo nome,
Allora, Stagione è una storia ambientata a Pesaro, che è una città al confine tra le Marche e la Romagna, ed è odiata dalle Marche e odiata dalla Romagna. Succede che a Pesaro io esco con i miei amici, che sono Fra, che sono Jack e sono Ili, e una sera incontro Luciana, e Luciana è questa ragazza, insomma, molto carina, iniziamo questa storia, questa relazione, ma in realtà Luciana non è nient'altro che un simbolo dell'adolescenza che se ne va e con il quale il personaggio poi ha un rapporto e cresce e si lascia alle spalle l'adolescenza. E questo è quello che avrebbe voluto sentire il mio editore, ma in realtà Luciana è l'insieme delle mie disastrose relazioni amorose con le persone che ho tuttora. E, Stagione a Fra è piaciuto, ha detto che è piacevole. Jack ha detto che potevo farci le robe matte e Ili non mi ricordo cosa ha detto. Però mi ricordo che avevamo un gruppo WhatsApp e Ili ha inviato in questo gruppo una foto di una grandinata che c'era stata a Bologna e aveva spaccato i vetri delle macchine, come il mio cuore era spaccato dopo il rapporto con Luciano, e quindi io ho pensato di fare una canzone. Allora, in fondo al libro c'è un QR code, grande mossa di marketing, visto che il QR code, come sappiamo, ha preso piede nella vita reale, e potete sentire una canzone che fa così. Fermo sulla sabbia.
Allora, stagione ho iniziato a pensare a questo fumetto. Stagione, edito da Edizioni BD, costa 13 euro, è a colori, è economico, è il fumetto dell'estate. Ho iniziato a pensare a questa storia nel 2016 e in quel periodo avevo una crisi, non volevo più fare i fumetti, ho iniziato a fare la musica e nel 2018 ho fatto un fumetto autoprodotto che si chiama Luciana e da lì le cose hanno iniziato insomma a prendere un po' il verso giusto, mi sono sentito un po' più, dai, facciamo i fumetti. E questo, bambini, ci insegna che i fumetti salvano la vita o ti fanno cadere in un pozzo molto profondo e buio dal quale è molto difficile risalire. Guardo il tramonto a Pesaro. Guardo il tramonto e quando ero bambino andavo al mare per riflettere e per piangere, ma per piangere soprattutto.
e ho pensato che dopo che ho fatto stagione, cioè stagione è stato un percorso, no? di terapia, sono uscito da un periodo della mia vita e ho capito che alla fine di una relazione, alla fine di qualcosa, alla fine di qualcosa non è mai la fine davvero, ma è l'inizio di qualcos'altro. Quindi la messa è finita, è andata in pace, questa era la mia omelia. E la prossima canzone si chiama Omelia, stagione. Ciao, sono Guido Brualdi, indosso delle scarpe bianche. Aspettando che torni settembre, sorriderai ad ogni nuova partenza. Per quello che hai perso, ma sì che polvere, sassi e cemento, luci di questa città. È un anno che non vedo più il resto e vivo nel ogni compleanno che si alterna diverso. Sarò lì al banchetto a fare le dediche e basta. Ciao. Allora, vi racconto una barzelletta. Vi racconto. Allora. Cristo. Allora, non so bene cosa raccontarvi. Cioè, in realtà di cose ce ne avrei. Oggi ci ho messo 3 ore e mezza per arrivare qua, l'ho già detto praticamente a tutti, però lo dico da un palco perché suona più bello. Ci ho messo 3 ore e mezza perché c'erano un sacco di incidenti e c'erano i lavori e non mi piace guidare, fingo che mi piaccia guidare, non mi piace. Ok. Thank you.
Ora dimmi se ti va. Becco mai questo accordo. Ora dimmi se ti va. Di restare indietro per cercare prima di per non restare indietro ancora. Per cercare un rimedio per non restare indietro. Comunque, se io avessi visto un tipo che suonava così, come è già successo, allora io a Pesaro ho visto Calcutta che suonava per una birra e la mia prima impressione è stata: no dai raga, adesso non so che opinione ho su Calcutta. Ho un'altra canzone? Allora, cattiva o carina? Canzone leggera? Cattiva? Mi sa che le ho finite, cattive. Che noia. E dimmi se ci sei, o sei già andata via, lontana, chilometri da me, che ti ho scritto e non rispondi più da un'ora, e fuori piove, fa troppo caldo, e sono steso nel letto come quei soliti cliché che detesto. E dimmi se apprezzo il tempo che passo con te, che la notte ti svegli presto e sono già le quattro. Adesso che mi guardo e vedo come sto diventando, che odio tutti in silenzio, che parlo per non tradire quello che sento. Ed ora ci sei tu. Cambio le ciao!